L'energia prodotta in modo sostenibile e diffusa è una sfida che chiama in causa i territori. Le comunità energetiche sono lo strumento per realizzarla, ma occorre valutarne tutti gli aspetti, non solo quelli legati agli incentivi. 16 milioni di presenze turistiche nel 2023 in Liguria, gli stranieri cresciuti di quasi il 10%, i dati diffusi durante il Forum Internazionale del Turismo che si è svolto nel Palazzo della Borsa a Genova. Il consultorio familiare diocesano ha ripreso a pieno il suo servizio. In attesa di tornare nei locali, attualmente inagibili, di Via del Pino, la sede è operativa al secondo piano di Casa Marchesani a Chiavari. Si apre la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Amare Dio e amare il prossimo come se stessi è il filo conduttore. Mercoledì 24 gennaio a San Bartolomeo della Ginestra, a Sesto Levante, l'incontro ecumenico. Sub tutela dei, il giudice Rosario Livatino, inaugurata al Palazzo di Giustizia a Genova la mostra che attraverso testi, immagini e video testimonianze indica la figura del magistrato ucciso dalla mafia nel 1990. Buongiorno ai telespettatori del TG Telepace, torniamo sul tema delle comunità energetiche rinnovabili. Quella dell'energia prodotta in modo sostenibile e diffusa è una sfida che chiama in causa i territori e le CER sono lo strumento per realizzarla. Occorre però valutarne tutti gli aspetti, non solo quelli legati agli incentivi, che sono la punta visibile di un iceberg ben più grande. Il punto è stato fatto a Mondovì nel corso di un convegno, siamo andati a vedere. È quella dell'iceberg, con la parte emersa che rappresenta solo un piccolo pezzo di tutta la sua struttura, l'immagine che oggi più che mai rappresenta il concetto di comunità energetica rinnovabile e che ha accompagnato la trattazione degli argomenti affrontati nel corso di un convegno che Confindustria Cuneo ha organizzato a Mondovì. Le CER sono realtà nelle quali la linfa è rappresentata dall'energia elettrica, prodotta da fonti rinnovabili, ma in modo diffuso da diversi soggetti. Il fine ultimo, per statuto, non è il guadagno, ma la condivisione dei benefici che questa produzione genera sui territori. Sotto la punta dell'iceberg, quello di cui oggi si sta parlando ed è il tema degli incentivi, c'è un insieme di argomenti che devono essere ancora definiti e stanno nella parte sommersa: la mobilità sostenibile, il trading, la gestione dei flussi energetici e la governance del sistema, temi che sono quelli della creazione e della ridistribuzione del valore. Le comunità energetiche non sono solo incentivo, cioè anche se si legge sui giornali quello è il focus. L'incentivo rappresenta la parte emersa dell'iceberg. C'è tutta una parte immersa che non è immediatamente visibile, ma è quella che costituisce effettivamente i reali grandi vantaggi che si possono avere da una comunità energetica. Politecnico di Torino, il gruppo Cocer e lo studio legale Dal Piaz hanno fatto il punto sullo stato dell'arte per quanto riguarda le comunità energetiche rinnovabili e individuato le sfide che dovranno essere affrontate per dare piena attuazione a queste realtà. Ad oggi si stanno attendendo i decreti attuativi da parte del governo che dovranno definire gli incentivi che potranno dare impulso al settore. Il convegno, ospitato dalla sede universitaria di Mondovì del Politecnico, era rivolto principalmente alle aziende ed enti pubblici, ma il tema deve essere preso in considerazione da tutta la collettività ed è adesso il momento di farlo. Noi oggi siamo in una fase in cui la normativa si sta evolvendo, noi abbiamo già fatto tutta una serie di convegni anche presso la nostra sede, più divulgativi, illustrativi di quelle che sono da un lato le regole e dall'altra le opportunità che possono essere connesse a questa condivisione dell'energia. Oggi cerchiamo di fare un passaggio ulteriore, che è quello di dare maggiori strumenti operativi per tutti quelli che possono essere i potenziali partecipanti a una comunità energetica. Il tema sarà affrontato in maniera più ampia nel corso della nostra rubrica di approfondimento in onda questa sera alle 21 su Telepace 2 al canale 15. E un altro dei comparti trainanti dell'economia, in particolare della Liguria, è sicuramente il turismo. Genova ne ha ospitato nelle scorse ore il Forum Internazionale del Turismo, durante il quale sono stati diffusi i dati legati all'anno che si è appena concluso ed è sicuramente un anno in crescita. Sentiamo. Con 16 milioni di presenze nelle strutture ricettive, una crescita di turisti stranieri del più 9,18% e un aumento del numero di appartamenti in affitto ad uso turistico per un totale di 145.000 posti letto, il 2023 è sicuramente un anno da ricordare per il turismo della Liguria. Il punto è stato fatto nel Palazzo della Borsa a Genova nel corso del Forum Internazionale del Turismo Italiano 2024 alla presenza del Ministro per il Turismo Daniela Santanchè. Anche quest'anno segniamo più 4%, sia dal punto
punto di vista dell'aggressione ai mercati internazionali, crescono i turisti che provengono da altri paesi, sia dall'integrazione di settori. La regione Liguria non è solamente una delle regioni trainanti per il turismo, ma lo è anche per la nautica da diporto, sia per la produzione sia per i porti che ospita, lo è sull'agroalimentare che è integrato evidentemente al settore turistico, lo è sul campo della cultura. Quest'anno siamo la prima regione per prodotto interno lordo e crescita nel mondo della cultura. Tra gli altri temi affrontati nel corso del forum ci sono stati quello della regolamentazione degli affitti brevi, la necessità di potenziare le infrastrutture e l'importanza di avere una strategia nazionale collegata a quella locale. Tra le località che hanno trainato la crescita del comparto regionale e italiano, il capoluogo ligure. Quello che si apre sarà un anno importante con Genova capitale europea dello sport e altri appuntamenti culturali importanti. Genova in questi ultimi 3 anni ha fatto veramente dei salti alla grande e quindi noi chiederemo di lavorare assieme. Ad esempio, il Ministero l'anno scorso ha finanziato molto bene tutta l'attività di Ocean Race, cioè su certe attività, certe manifestazioni il Ministero ci ha aiutato. Chiediamo al Ministero ovviamente di aiutarci anche per Genova 2024 e per le attività dell'anno prossimo che sono già in calendario. Quest'anno sapete che il 24 è Genova medievale, l'anno prossimo sarà Genova dell'Ottocento, quindi sono tutte attività importantissime e filoni importanti su cui noi ovviamente chiediamo l'aiuto da parte del Ministero. Torniamo sul territorio, i temi del lavoro, continua lo stato di agitazione degli ormeggiatori del porto Carlo Riva di Rapallo. Questa mattina il sindaco Carlo Bagnasco, alla presenza del direttore dello scalo Alessandro Gelli, ha incontrato i 19 dipendenti preoccupati per i ritardi nell'assegnazione della concessione alla BCM Partners, che stanno provocando ritardi nella riapertura delle attività. Il sindaco ha rassicurato i lavoratori attualmente in forze alla PTIR e ha detto che entro la metà di marzo il porto potrebbe riaprire. La delibera sarà portata in uno dei prossimi consigli comunali una volta presentata tutta la documentazione necessaria. L'attenzione resta sempre alta, commenta Simona Niedo della Filcamp CGL del Tiguglio. L'incontro è stato positivo, ma la preoccupazione resta per il futuro del porto turistico. Sarà determinante il voto in consiglio comunale. In nome dei lavoratori della ex porto Carlo Riva chiediamo a tutte le parti politiche coinvolte un gesto di responsabilità. Il loro destino e quello delle loro famiglie è legato all'apertura del porto. Il prossimo appuntamento a cui non mancheremo sarà quello in consiglio comunale previsto per il prossimo febbraio. La pagina diocesana adesso. Dopo alcune settimane di sospensione è ripreso a pieno regime il servizio del consultorio familiare diocesano. La sede di Via del Pino, attualmente inagibile a causa del crollo di una porzione del pavimento dell'asilo della Torre, è stata temporaneamente ospitata nei locali al secondo piano di Casa Marchesani in corso 1121 a Chiavari. Siamo andati a vedere. Siete ripartiti? Sì, siamo ripartiti dopo una pausa non voluta per forza maggiore. La struttura dove eravamo ha avuto dei problemi strutturali, siamo in attesa che possano darci nuovamente il via, ma il tempo è abbastanza lungo di attesa. Allora siamo riusciti, attraverso anche l'aiuto della diocesi, a trovare ospitalità presso la struttura di Casa Marchesani e gli uffici dell'Azione Cattolica che ci hanno dato come compresenza con loro, quindi ne siamo grati. E allora abbiamo riattivato il servizio con le modalità solite, cambiando semplicemente l'indirizzo della struttura. Adesso è corso 1121, dove poi si accede anche al locali del consultorio familiare diocesano. L'attività del consultorio è ripresa in tutti i suoi servizi? È ripresa in tutti i suoi servizi, certamente c'è un po' la difficoltà di essere in condominio, laddove eravamo prima eravamo padroni noi in qualche maniera, e questo però non incide sul servizio di aiuto alla persona, e questo continua secondo le modalità solite e consuete. Anche tutti i volontari che prestavano loro opera hanno dato ancora la loro disponibilità, per cui è possibile riprendere a pieno ritmo il nostro servizio diocesano che facciamo di sostegno, aiuto alla persona, alla coppia, alle problematiche familiari, adolescenziali. È una sistemazione temporanea questa? Speriamo di sì, dovrebbe sicuramente essere una sistemazione temporanea, perché siamo in attesa di avere il via di riprendere la nostra sede consueta che è da 40 anni, anche perché il tipo di blocco è precauzionale, non è strutturale.
E si apre oggi la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Le chiese cristiane del Tiguglio si riuniranno per un momento ecumenico mercoledì 24 gennaio nella parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra, Sesto Levante, e l'incontro inizierà alle 19. Alle 20 verrà proposto lo studio biblico a cura del pastore Martini Barra. Il tema di quest'anno prende spunto da un versetto di Luca: amerai il Signore Dio tuo e il tuo prossimo come te stesso. Sentiamo. È un testo del libro del Levitico che dice: di conseguenza, perché ami il Signore, il Dio tuo, con tutto il tuo cuore, devi amare il prossimo tuo come te stesso. Il problema non è fare o essere parte di una religione, il problema è che ogni essere umano deve diventare attivamente un fattore per la pace, per la giustizia, diventando prossimo di ogni essere umano, soprattutto degli abbandonati, degli emarginati, gli uomini che sono abbandonati in mezzo alla strada e rischiano di morire. Qual è l'importanza di pregare? Noi dobbiamo imparare come dobbiamo fare per diventare prossimi dell'altro. Dunque la preghiera non è soltanto un esercizio di meditazione, di introspezione, ma è il momento di prendere forza per poi uscire per diventare prossimo di ogni essere umano e dunque essere pronti a fare qualunque cosa perché le persone sofferenti possano trovare rimedio alla loro sofferenza. Quali sono i frutti che questo cammino nel corso degli anni ha portato anche nel nostro territorio locale? Io vorrei dare un esempio molto semplice. Questa settimana abbiamo fatto il funerale di una signora di 87 anni. Questa signora mi raccontava 60 anni fa alcune persone, per evitare di passare davanti alla nostra chiesa in Corso Garibaldi, passavano dall'altra parte della strada. Esattamente quello che faceva il levita e il sacerdote per non contaminarsi. Ormai questo tipo di atteggiamento è bandito non solo dalla nostra mente, ma anche dal nostro cuore. E dunque il percorso che abbiamo fatto insieme in questi 60 anni ci ha portato a diventare prossimi. E questa prossimità fa sì che io non posso più considerare un mio fratello come qualcosa che non sono io, insomma, che mi appartiene e di cui sono parte, perché siamo tutti parte del corpo di Cristo che è la Chiesa. Sono aperte le iscrizioni in questi giorni per poter partecipare al bando per la selezione di oltre 52.000 operatori da impiegare nel servizio civile nazionale. Quest'anno l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti offre complessivamente 976 posti in 6 progetti da realizzarsi su tutto il territorio nazionale. La sezione di Chiavari mette a disposizione 3 posti. Il bando per iscriversi scade il 15 di febbraio. Tutte le informazioni si trovano anche nella pagina del sito web dell'Unione Italiana Ciechi. Il link lo trovate sulla notizia che è pubblicato anche sul nostro sito teleradiopace.com. E andiamo a Genova adesso. È stata inaugurata a Palazzo di Giustizia la mostra sub tutela del giudice Rosario Livatino, che permetterà a tutti di incontrare attraverso testi, immagini e videotestimonianze la figura del magistrato ucciso dalla mafia nel 1990. Alla cerimonia inaugurale era presente l'arcivescovo, Monsignor Marco Tasca, che ha sottolineato due aspetti del giudice legati proprio al motto che dà il titolo alla mostra sub tutela dei. Sentiamo. La consapevolezza di non essere solo, la consapevolezza di non essere solo, cioè c'è qualcuno al di sopra di me che davvero si prende cura di me. Quanto è importante questo aspetto oggi, il sentire che non sono solo nelle fatiche, nelle difficoltà, nelle cose che la vita ci mette davanti che ci fanno problema. Il sapere che non siamo soli, e per me credente, per chi di voi è credente, questo è davvero un grandissimo aiuto. C'è poi un secondo aspetto che mi colpisce della vita di questo uomo. Prima di morire, c'è scritto anche in un pannello della mostra, dice: Picciotti, che cosa vi ho fatto? Mi ha fatto venire in mente questo. Un fatto della vita di Gesù, quando prima nella sua passione c'è uno delle guardie, un servo, che gli dà uno schiaffo per quello che ha detto, e Gesù risponde: alcuni codici dicono amico, se ho fatto qualcosa di male dimostralo, se no perché mi percuoti?
perché sei così aggressivo? Perché sei un tipo violento? Perché Gesù e il Livatino non sono interessati a difendere se stessi. Lì nella rassegna stampa vediamo i titoli dei giornali in edicola quest'oggi e ci rivediamo per altri aggiornamenti. Lezioni d'amore, questo è il titolo scelto da Avvenire per aprire la prima pagina. Il Papa esalta l'innamoramento e il rispetto, il donarsi reciproco nei rapporti di coppia. Francesco mette in guardia dalla lussuria che devasta le relazioni umanitarie, il sesso è un dono di Dio e provoca le élite di Davos o di Davos. Perché si muore ancora di fame? Perché si sfrutta sul lavoro? Chiede il Pontefice. E ancora sulla prima pagina di Avvenire, 2 milioni di abitanti in meno nel 2023. Crescita più 5,3%, più bassa da 30 anni. La Cina senza figli cresce meno anche economicamente. Europa, bene il PNRR, si tratta sui balneari e scoppia il caso Covid, forzature sulla votazione, giornata convulsa per la politica, soprattutto i rapporti tra Italia e Unione Europea. E poi ancora la sofferenza cancellata nel il tema principale dell'inserto di Avvenire e Vita, dedicata chiaramente alle questioni sanitarie. Poi disturbo alimentare, il ministro rassicura, cure garantite coi LEA. Terminiamo con l'editoriale a firma di Alessandro Zaccuri, laboratorio di domande, i giovani e la ricerca di senso. Prima pagina del Secolo, Iran, la guerra è un contagio, pronta a partire la missione europea a difesa dei mercantili nel Mar Rosso, anche navi italiani. Missili alleati fedeli, così Spas Daran mostrano i muscoli e il nuovo fronte, Putin ora avverte i paesi del Baltico, minaccia per noi. Timore nella corte inglese, Kate Middleton operata, Re Carlo lo sarà a breve, un conto da 40 miliardi, PIL perso, cassa integrazione, stanziamenti a vuoto, il calvario dell'ex Ilva è stato un salasso e ne non è ancora finita. Andiamo sulla prima pagina del Secolo, e fine vita, si riaccende il dibattito, il testamento biologico scelto da 7.000 ligure, poi peste suina e nuovi casi nelle valli Aveto e Sturla e ancora una panchina gigante che unisce il Cile a Camogli, monumento ai legami con la Liguria. Entriamo nelle pagine del Levante, coltellate, risse, allarme sicurezza, Rapallo si interroga dopo gli ultimi episodi di violenza, le famiglie lanciano proposte sul web, mobilitazione per i nostri figli, Cuocolo dice né razzismo né politica, servono soluzioni concrete. Risponde Carlo Bagnasco, incontrerò i genitori ma bisogna andare a monte. E a monte ci andiamo, sul monte di Portofino, con la vicenda del semaforo nuovo, sfida giudiziaria tra l'agenzia del Demanio e l'ente di Viale Ranuzzo per il no al resort che dovrebbe appunto essere costruito al posto di questo manufatto. Europa Verde fa un'esposta interrogazione in Parlamento, il deputato Bonelli è contro il Demanio, progetto illegale, così anche Costa Federparchi, pieno e totale consenso al diniego. Gli aggiornamenti adesso in redazione con Cristina Oneta. Grazie Andrea, un saluto a tutti i telespettatori. Uno straniero di 27 anni è stato arrestato dalla polizia stradale per traffico di sostanze stupefacenti. Gli agenti sono stati chiamati ad intervenire all'interno dell'area di servizio di Genova Sant'Ilario in A12 per un uomo che stava andando in escandescenze. Giunti sul posto, dopo aver messo in sicurezza l'utente in evidente stato di alterazione, hanno rinvenuto a bordo del suo veicolo 90 grammi di sostanza stupefacente. Nello specifico si trattava di droghe sintetiche. Il soggetto, dopo essere stato visitato al pronto soccorso di San Martino a Genova, è stato arrestato e associato alle carceri di Marassi. Dalla redazione tutto, lì nello studio. E noi in chiusura diamo uno sguardo all'agenda degli appuntamenti in programma per oggi. Appuntamenti in agenda per giovedì 18 gennaio. Dalle 15 alle 21.30 nella chiesa San Paolo in Pila a Sestri Levante si svolgeranno le celebrazioni eucaristiche in vista della festa della conversione di San Paolo. Tornano gli appuntamenti di Pomeriggi Insieme, iniziativa che si svolge a Santa Margherita Ligure organizzata dalle parrocchie cittadine. Dalle 15 i locali parrocchiali di Via della Vittoria ospiteranno il confronto con tema il film Barbie di Greta Gerwig. Il dialogo prenderà come spunto la frase «Così è la vita, tutto un cambiamento».
Nel Teatro Comunale di Sori, in via Alleati Combattenti 9, si terrà dalle 17 il convegno nazionale Il mio teatro è una città, il teatro in comune, con la partecipazione di vari rappresentanti di accademie, associazioni teatrali e compagnie. L'ingresso è libero e la prenotazione è gradita. Nell'ambito della manifestazione Musica nei Musei, e non solo, alle 17 nella Biblioteca Universitaria di via Balbi 40 a Genova si terrà Il vento che suona gli alberi, iniziativa tra poesia e musica sulle tracce di Montale. Reading and Remembering Louise Gleick è il titolo dell'incontro che si svolgerà dalle 17 alla Società Economica di Chiavari con il professore Massimo Bacigalupo, che parlerà della poetessa e premio Nobel per la letteratura 2020. Continuano i cicli di incontri al Palazzo Ducale di Genova. Alle 18 si terrà l'iniziativa Il dito e la luna, l'esperienza della consapevolezza tra ironia e provocazione nel buddismo zen, con Alberto De Simone, che parlerà di arte, scienza e filosofia orientale. Per gli eventi collaterali della mostra Sub tutela dei, il giudice Rosario Livatino, alle 20.45 a Unipegaso in via Garibaldi 3 a Genova si svolgerà l'incontro Ricerca e mistero, narrare e cantare l'umano nella giustizia, che vedrà dialogare gli avvocati e scrittori Massimo Ansaldo e Raffaele Caruso sul tema dell'aspirazione alla giustizia tra romanzi e canzoni. Alle 21 al cinema Enzo Costa di Sori verrà proiettato Vite non calcolate, film di Ermanno Cavazzoni e Sergio Mainfredi, in concorso al Biografilm Festival 2023. L'ingresso è libero su prenotazione. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione torna questa sera alle 19.15, continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale Telepace 3. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.